Salve a tutti gli amanti della tradizione napoletana. Oggi facciamo il mitico pasticciotto crema e amarena. Diciamo quello leccese, non me ne vogliono i leccesi, ma a Napoli l'abbiamo sempre fatto da decenni questo pasticciotto crema e amarena. Ovviamente andiamo a fare tutto a mano, li mettiamo negli stampi, questi classici o ovali o tondi. Li andiamo a impastare a mano su un tavolo pulito, ovviamente. Mettiamo la farina, zucchero, inseriamo il burro a pezzetti, mettiamo la punta di un cucchiaino, mezzo cucchiaino più o meno, di polvere lievitante sulla farina e impastiamo burro e zucchero. Impastato burro e zucchero, inseriamo l'uovo, tenuta una crema in questo modo, possiamo anche inserire tutta la farina tutta insieme. Andiamo a impastare in questo modo. Ottenuto questo panetto, lo mettiamo in un recipiente di vetro o qualsiasi altro materiale. Adesso lo lasciamo riposare almeno un'oretta, se lo fate il giorno prima è ancora meglio, nel frigorifero. Adesso andiamo a preparare la crema pasticcera fatta nel mio sistema, cioè quella di mettere tutto insieme e poi con il mini pilare andiamo a passare il tutto. Mettiamo latte nella pentola che ci servirà per far bollire la crema. Mettiamo tutto lo zucchero, la farina, andiamo a girare in questo modo, inseriamo i tuorli d'uovo. Tante persone mi chiedono perché io uso la farina anziché mettere l'amido. Uso la farina perché ho un risultato abbastanza buono e poi per tutte le persone che non possiedono l'amido in casa è molto più facile fare una crema pasticcera. Adesso andiamo a frullare il tutto. Frullato il tutto per un paio di minuti, inseriamo un pezzetto di burro e passiamo a cottura fino al totale assorbimento dei liquidi come una normale crema pasticcera. Inseriamo un po' di scorza di limone. Dopo circa 5-10 minuti il composto inizia ad azzenzarsi. Andiamo a sbattere in questo modo. C'è la comparsa di grumi ovviamente nella cottura. Si vede ancora la scorzetta di limone. A questo punto vediamo che la crema si stacca dal fondo, quindi è pronta. Abbassiamo e spegniamo la fiamma. Mettiamo il tutto in un recipiente. In fase di raffreddamento mettiamo la vaniglia e un pizzico di sale. Adesso possiamo girare anche con una frusta. Io assaggio questa crema fresca con la farina. Vellutata. La pasta frolla raffreddata, in questo modo. Andiamo a lavorare in questo modo. Prendo i pezzi che ho tagliato con le mani e vado a raffinare in questo modo.
La pasta frolla va raffinata, perché vi faccio vedere la differenza tra un pezzo raffinato e un pezzo grezzo. Cambia sia di colore che proprio di consistenza. Vado a lavorare con un po' di farina, prendo il pezzo in questo modo, vado a schiacciare e vado a mettere lo stampo in questo modo. Ho utilizzato amarene a chicchi, le vado a schiacciare nel loro sciroppo spettacolare, in questo modo. E le metto alla base di ogni pasticciotto. La crema in un sac à poche, mettiamo la crema all'interno in questo modo, adesso facciamo la parte in superficie, in questo modo. Andiamo a chiudere, andiamo a tagliare ai bordi in questo modo. E voilà. Adesso prendiamo un uovo, mettiamo un pizzico di sale, andiamo a sbattere. Mettiamo sui pasticciotti. Prima di infornare facciamo una seconda passata. Andiamo a infornare a 220 gradi, centro basso del forno, modalità ventilato, per circa 15-20 minuti. Raffreddati i pasticciotti, si sformano facilmente, non deve essere troppo cotto, altrimenti ovviamente la crema e l'amarena all'interno si secca. Se avete difficoltà, fate in questo modo e voilà. Una lieve spolverata di zucchero a velo. Incredibile, incredibile, veramente incredibile. Ragazzi, ancora caldo. Iscrivetevi ai miei canali social, YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Vieni, 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 vieni. Un bacio a te che mi stai riprendendo.